eccoci qui per una nuova puntata di Chef in Cucina, anche oggi in compagnia del nostro giovane chef Tiziano Paolini. Buongiorno Jennifer, buongiorno a tutti. E allora, anche oggi ci addentreremo in una via tortuosa perché andiamo a toccare un altro mosto sacro. Ebbene sì. È vero? Questa settimana, Dillo tu. Settimana vogliamo osare. Eh sì. Niente, facciamo questa ricetta che è un classico abruzzese, la tradizione, la pasta alla pecorara. La pasta alla pecorara. In questo caso la ricetta è l'anellino alla pecorara, sì. Noi abbiamo fatto un altro formato, facciamo noi, abbiamo fatto uno gnocco. Uno gnocchetto? Uno gnocchetto usando un ingrediente della pecorara, in questo caso la ricotta, la usiamo per farci gli gnocchi. Dai, che bello! Sì. E poi useremo tutti gli ingredienti della pecorara, quindi la melanzana, il peperone, il pomodoro, la cipolla, sedano, carota, la zucchina. Che poi credo che questo piatto si chiami così perché comunque era un piatto preparato proprio dai pastori. Sì. Quindi con le primizie anche della stagione estiva e la ricotta che ovviamente fortunati loro avevano sempre. Certo, che certo, ricotta. Certo, è vero. Questa è una ricotta di pecora, infatti. Buonissima, che poi è quella più aromatica, a me piace tantissimo. È la più gustosa. Sì, poi siamo in Abruzzo, insomma, certo, onore alla pecora. Infatti. Lode alla pecora. Vi spiego brevemente i passaggi, perché giusto per i tempi abbiamo dovuto già fare delle preparazioni. Okay. E andiamo a fare questo gnocco con la ricotta. Quindi usiamo ricotta, farina, uovo, parmigiano, tutto in una ciotola, mettiamo tutto insieme e mischiamo. E esce. E otteniamo questo bel impasto. Questo impasto. Quanto è morbido, sì, perché c'è la ricotta, poi c'è poca farina, come vedi. Poi, ecco, ricordo ai nostri telespettatori che trovano tutte le dosi per fare questo impasto a fine puntata in grafica. Quindi. Se rispettate le dosi avrete proprio questa consistenza. Certo, poi ovviamente lo possiamo aggiungere un po' più di farina, lo facciamo leggermente un po' più duro. Poi la cucina è bella perché la si interpreta a modo nostro. Certo, assolutamente sì. Facciamo i classici gnocchi. Ok? Ricordo mia nonna aveva un attrezzo particolare, c'ha un nome anche... Dio, Marco lo sapeva, Marco Caldoro lo sapeva, il nome di quell'attrezzo che serviva proprio per tagliare gli gnocchi, ma un nome strano. Non ricordo ora neanche lo ricordo, io. Ma... mia nonna ce l'ha ancora, una cosa di ferro così grande. Sì. Ta, ta, ta. E questo è lo gnocco, vedi? Ok. Sì. Facile, fatto con la ricotta. Un impasto velocissimo. Sì, perché si mischia, minuti. Si mette tutti insieme e poi gli ingredienti vengono mischiati. Fai questo impasto. Non deve riposare nemmeno. No, non deve riposare questo. Si può allora, subito. Ovviamente qui andiamo ad alzare un po' più il livello di cucina, perché giustamente facciamo vedere qualcosina un po' di particolare, che comunque sembra... è difficile, ma non lo è. Ma non perché? È. Estate, chi ha comunque un braciere, che accende il braciere per fare arrosticino, fare carne alla brace, ci butta su melanzane e peperoni, li fa arrostire. Okay. Ma che poi d'estate è proprio una tradizione abruzzese quella di fare i peperoni arrosto e di conservarli anche bravissima. Nel congelatore per l'inverno, bravissima. Da fare con il baccalà. E infatti volevo arrivare lì. Siccome diciamo è anche nostra tradizione fare verdure arrosto, in questo caso dopo che abbiamo finito di usare la brace, la sfruttiamo per cucinare queste verdure. E ci siamo. Per chi non ha la brace, le può mettere in forno alla massima potenza, 20 minuti, e ottiene comunque il peperone arrosto e la melanzana. Quindi intere andiamo? Intere. Ovviamente se lo facciamo al forno lo spacchiamo a metà, se lo facciamo sulla brace, che la brace è lenta, la possiamo mettere anche intera e mano a mano la giriamo. E stiamo parlando di zucchine, no, solo melanzana e peperone. Ok. Andiamo a fare questo procedimento. Una volta che abbiamo arrostito melanzana e peperone, se abbiamo un estrattore, che al giorno d'oggi li abbiamo un po' tutti a casa, andiamo a usare l'estrattore. Okay. Quindi cosa facciamo? Quando cuciniamo la melanzana e la zucchina, e la melanzana e il peperone arrosto, le copriamo con una pellicola, così che tutti i vapori ci aiutano a ricacciare acqua. Okay. Prendiamo prima il peperone, mettiamo nell'estrattore e facciamo un estratto di peperone arrosto. Arrosto. Che sarebbe questo. Immagino il profumo. Se non abbiamo l'estrattore, usiamo il frullatore. Anche però il frullatore poi lo dobbiamo passare. Perché ci priverai dei residui. Benissimo. Perfetto. E ti dico, se vuoi assaggiare, quindi o in un modo o nell'altro, tu senti ora, dovresti sentire il peperone arrosto. Vado? Vai. Sentiamo il peperone arrosto. Sì, quanto è buono. E non è invasivo troppo, perché se ti piace ovviamente. Comunque è delicato, Sì, perché comunque prendiamo l'acqua, le bucce le vengono tolte. Poi devo dire che il nostro chef...
non utilizza il sale. No, pochissimo. Qui non c'è sale. E quindi si sente proprio tutto il sapore, sì, vero, del peperone. Sì. È buonissimo. Lo stesso, puliamo l'estrattore, melanzana. La melanzana, ovviamente, essendo più polpa, esce proprio una crema. Una crema di melanzane. Vedi? Queste, sì. Non c'è niente lo stesso, se la vuoi assaggiare. Beh, per condicio, scusa. Certo. Devo assaggiare anche la melanzana. Vado? Anche questa è buonissima. Questo qui senti la piccantezza. La piccantezza e anche la tostatura. Sì. Buonissima. E ci siamo. Procedimento che già abbiamo spiegato nelle puntate scorse, il nostro peperone disidratato, il nostro pomodoro disidratato. Sì. Come vedi, quindi il pomodoro lo andiamo a pelare, tagliare a spicchi, mettiamo in forno ad essiccare con la carta forno per all'incirca, in base ovviamente al succo che ha il pomodoro, dalle 3 alle 4 ore a 80 gradi, 60-80 gradi. Facciamo seccare, facciamo asciugare e tritiamo e otteniamo questo pomodoro. E ci siamo. La zucchina l'abbiamo lasciata tradizionale. Ok. Che facciamo? Buttiamo gli gnocchi, padella veloce, aglio, olio, sedano, carota. Tostiamo veloce, buttiamo le zucchine a dadini, spadelliamo veloce perché la vogliamo croccante, mettiamo gli gnocchi e rispadelliamo. Ed il risultato qua. È questo. Questo che vediamo. Che bello. Qui abbiamo lasciato le zucchine normali, cioè nella e quindi classica. Già fin qui avremo un piatto. Sì. Ora andiamo ad impiattare. Non dobbiamo fare niente di Ma strano. Quanto sono belli questi gnocchi. Una volta cotti sono meravigliosi. Sì, e comunque riacquistano anche un po' di è un po' come quando si durezza, fanno gli gnocchi di zucca. Non so se tu l'hai mai fatti. Ma sinceramente no. Allora, è una cosa che si fa solo a casa mia, non so perché. Comunque devo dire che sono buonissimi. Sono degli gnocchi che vanno impastati con la zucca. Bene. Cotta. Bene, ci devo provare allora. Beh, quelli li devi lasciare morbidi, 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 perché poi diventano duri quando vanno in acqua. Benissimo. Mi sembra che sia un po' la stessa cosa con la ricotta. Sì, sì. Ok. Poi mettiamo questa melanzana. Dai, non è tanto stravolta questa pecorara. Beh, oddio. No. Se prendi la classica che è rossa con è la ricotta sopra. Raffinata, sì. Dai, a me piace. Ok. Bello questo primo piatto, Tiziano. Mettiamo crema di peperone. Tu questo piatto ce l'hai in menù, Tiziano? Allora, ce l'ho sì nel menù degustazione vegano. Dai, sì, ce l'ho. È vero, perché è anche un piatto vegano. Sì. È ovviamente, vero. Attenzione, nel piatto vegano non c'è la ricotta. Si fa con le patate. Certo. Altrimenti è vegetariano. Sì. Il pomodoro c'è. Pomodoro disidratato. Disidratato. C'è. Che gli dà comunque. È bello giocare con le consistenze. La comunque. Spinta. Che il sapore è quello, Sì, sì, no, ovviamente sì, poi quando la mangiamo riotteniamo tutti i sapori. Il filino d'olio. Che meraviglia! Poi tu veramente dipingi sui piatti. Grazie, troppo gentile. Che bello! E questa è la nostra pecorara, la chiamiamola nostra così. Pecorara. Sono gli gnocchetti sì, alla pecorara. Alla pecorara. E devo dire... Fresco, si può mangiare anche tiepido, perché comunque sì, le salse non vanno scaldate. Infatti. Estivo. Perfetto per l'estate, sì, perfetto per gli amici certo, vegani, per certo, i vegetariani e per chi vuole essere leggero, perché anche questo certo, è un piatto sano e dietetico. È Tiziano, vero, veramente sì, abbiamo fatto questa settimana tutti i piatti sani e leggeri. In questo caso dietetico, perché comunque le verdure non le abbiamo stravolte, soffritte, rifritte. Veramente. Hai visto? Cioè arrosto e estratto, quindi comunque non c'è olio, non c'è sale. Davvero. E sentiamo tutti i sapori. I miei complimenti, Tiziano. Grazie perché mille. Sei la dimostrazione di come grazie, non è vero che chi mangia al ristorante mangia necessariamente più pesante o che mangiare... Cioè bisogna saper scegliere. Certo, è vero. Anche perché i nostri chef, devo dire, che sono molto bravi nelle tecniche di cottura, che non stravolgono, non friggono, non soffriggono necessariamente tutto. È vero, nelle ricette dove c'è bisogno lo si fa e lo si deve fare bene. In maniera equilibrata, sì, sempre. In queste ricette possiamo evitare. La zucchina è stata spadellata veloce, quindi comunque velocemente. Non è, diciamo, questo è soffritta, però leggera, diciamo. Vabbè, sono zucchine. Certo, fine. Certo. Grazie a voi, a voi. E grazie spero a che voi, vi piaccia e che comunque lo rifarete a casa. Assolutamente sì. Fateci sapere com'è certo, andata. A domani. A domani.